Cari parrocchiani, buongiorno, eccoci qui come ogni mercoledì per essere di più, la trasmissione live dedicata ai professionisti della bellezza. Oggi puntata numero 7, usciamo da una puntata numero 6 importante con un grande personaggio come presidente di Parlux, ma oggi abbiamo un altro grande personaggio che soprattutto si occupa di formazione, che si occupa di far crescere i ragazzi, i professionisti in erba, i professionisti del futuro e quindi, come dire, ci darà una mano poi per avere anche dei personaggi di un certo livello all'interno del salone, che è il nostro amico Gianluigi De Silvi. Ciao Gianluigi, come stai? Ciao Alberto, scusate per la Ecco, la voce. domanda come stai non può, era meglio che non la facevo. Purtroppo sono i mali di stagione e quindi oggi la mia voce è abbastanza cavernosa, più del solito, diciamo. Allora, Gianluigi è direttore della scuola del CFP Educo di Brescia, Sì. che è un po' il, come dire, il traino un po' di tutto questo progetto poi dedicato al mondo della formazione, che vuole un po' racchiudere i migliori CFP, centri di formazione professionale per parrucchieri, per estetisti e così via. Allora Gianluigi, intanto allora io ti aiuto un po', magari cerco di chiacchierare un po' più del solito per aiutarti con la voce. Ci racconti un po' come nasce questa passione per la formazione? Allora, racconto qualcosa di me. Sì. Io, vabbè, insegno da circa 15 anni e da 8 anni mi occupo di formazione professionale, che vuol dire lavoro in un centro di formazione accreditato dalla Regione Lombardia e tra i nostri corsi proposti per ragazzi che sono usciti dalla terza media proponiamo i corsi per estetiste e parrucchiere. La passione per la formazione è nata in realtà dentro la passione per l'insegnamento. Io quando ho scoperto il mondo della formazione sono rimasto affascinato dalla possibilità che i ragazzi in una scuola imparassero un mestiere. Sì, come si arriva? Cioè, tu da piccolo cosa volevi fare? Poi come mai sei diventato formatore? Cioè, come si Allora, arriva? come sempre, la cosa che dicevo di solito ai miei amici era che non avrei mai fatto l'insegnante. E quindi quello era proprio escluso per me come carriera, l'idea era proprio tutt'altra. L'ho scoperta occupandomi appunto di giovani, di ragazzi, anche perché vabbè, di ragazzi mi sono occupato per tanti anni. E appunto stavo dicendo che nella formazione professionale la figata è che tu puoi insegnare veramente un mestiere attraverso quelle che possono essere le materie di base, le materie professionali. Ma puoi fare una cosa che nella scuola italiana normalmente non si può fare, cioè metti insieme il professionista con il ragazzo, cioè quello che vuole diventare il professionista del futuro con quello che è il professionista attuale. E quindi Certo. la cosa bella è che tu, stando con gli adulti che hai di fronte, puoi rubare loro i segreti del mestiere, puoi crescere passo passo. E aggiungo, possiamo anche personalizzare il percorso in modo tale che veramente i ragazzi facciano una crescita continua. Senti, tu, voi avete quanti ragazzi oggi in... La scuola è medio-piccola, 350 studenti. Non abbiamo solo il benessere, abbiamo anche un altro paio di corsi, Certo. però diciamo che insomma, i ragazzi, i corsi sono pieni. Nella regione Lombardia, come per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, sono previsti 3 anni per la qualifica professionale, a cui si aggiunge un anno di specializzazione che per parrucchiere estetiste consente anche quella che è l'idoneità professionale, visto che sono Certo. professioni normate per legge, le ragazze in 4 anni possono essere anche idonee al lavoro e quindi poter gestire una propria attività. Certo. Allora, la domanda che ci fanno tutti è, a noi arrivano un sacco di richieste, come faccio a diventare parrucchiere, come faccio, ma non si capisce, faccio 300 ore, devo fare una scuola. Cioè, se io oggi voglio diventare parrucchiere con tutte le carte in regola per aprirmi il mio salone, cosa devo fare? Cioè, possiamo fare i diversi casi in modo tale che Allora, aiutiamo tanti nostri amici? io parrucchierando è seguitissimo in tutta Italia, a migliaia di follower. È chiaro che io mi posso basare su quella che è l'esperienza lombarda, Certo. perché la formazione professionale, pur avendo riferimento a leggi nazionali, per esempio l'estetica, la 1 del 90, no? È chiaro che ci sono leggi nazionali, però poi vengono declinate all'interno delle Quindi varie ogni regioni. regione, cioè bisogna andare a In chiedere. ogni regione bisogna andare a chiedere più che altro perché ogni regione ha un'offerta formativa diversa. Quello che io descrivo, che i Certo. ragazzi di terza media arrivano, esiste in Lombardia, esiste un po' nel Veneto, in Piemonte, qualcosina in altre Quindi un regioni, marasma. però di fatto
Il dramma è che oggi questo tipo di formazione non c'è in tutta Italia. Certo. La settimana scorsa siamo stati invitati, come tanti altri CFP che sono veramente le eccellenze nazionali in Regione Lombardia, l'assessore Aprea ha convocato gli stati generali della formazione professionale lombarda per far vedere ai sottosegretari Bobba e Toccafondi che cosa oggi produce in senso di benessere per gli studenti, che vuol dire anche un benessere a scuola, certo, e nel senso di occupabilità degli stessi studenti alla fine del percorso. E il sistema lombardo oggi è un sistema. Certo. L'auspicio che io posso fare è che chiunque in Italia possa accedere a un sistema così, però oggi non è così. Diciamo, la Lombardia quindi è un po' la regione più avanzata da questo punto di vista. Da questo punto di vista sì, non è l'unica, ripeto, però certo, è quella che sicuramente ha creato un sistema interessante, una sorta di filiera professionalizzante. Allora, incominciamo, facciamo l'iter di un ragazzo che, come dire, vuole fare una cosa professionale davvero. Perfetto. Allora, io intanto a chi chiedo, cioè dove vado a informarmi? Allora, un ragazzo di terza media, visto che i ragazzi di terza media devono iscriversi. Quindi inizio dopo la terza media? Inizio dopo la terza media, volendo, posso scegliere di fare un centro di formazione professionale. Perfetto. Come posso scegliere di fare anche tante altre scuole. E posso quindi da subito iscrivermi in una scuola come la nostra che organizza i corsi per acconciatura e per estetica. Certo. Da questo punto di vista il corso dura 3 anni per la qualifica, perché all'interno c'è anche l'assolvimento di quello che è l'obbligo scolastico. Certo. 5 anni. Con la qualifica professionale si acquisiscono competenze operative, quindi io lavoro sotto indicazione di quello che è un titolare. Chiaro. Il 4° anno prevede sempre una possibilità di specializzarsi in quello che è la gestione anche dell'attività, per cui si aggiungono anche tutta una serie di materiali, anche perché io devo imparare banalmente a capire che cosa vuol dire una piccola strategia di marketing, una piccola capacità di gestione economica della mia attività. E quindi questo sempre nel 4° anno è previsto. È chiaro che per acconciatori ed estetiste la possibilità di fare anche l'esame di abilità professionale consente anche di avere la possibilità di gestire l'attività. I ragazzi a volte si fermano perché dicono ma io il negozio non ho i soldi per aprirlo. Certo. Però un titolare, per poter tenere aperta l'attività in sua assenza, deve avere un ragazzo, una ragazza che ha pari come dire idoneità, per certo, cui quindi cominciate a prendervi il vostro foglio ufficiale. Ragiona, no, adesso le iscrizioni per l'anno prossimo sono concluse, almeno nella prima fase. Per cui, come dire, i ragazzi hanno già fatto la loro scelta tra gennaio e febbraio. Io quando incontro i ragazzi di Open Day dico sempre ragionate sui 4 anni, investite sul vostro futuro. Tanto è un lavoro che, come tutti i lavori, devi sempre reimparare, no? Sempre implementare come competenze. Però soprattutto in questo percorso ragionare sui 4 anni aiuta ad avere una prospettiva interessante. Senti, in questo marasma di offerta, perché in realtà si va veramente da... Vabbè, tu sai meglio di me quella che è la realtà, cioè ci sono centri di un certo tipo e centri insomma di un altro che stanno... Allora, la domanda che mi faccio io, che facevo anche l'altra volta, non mi ricordo con chi ne parlavo, con Zambelli, bravissima la dottoressa Sortino, sempre lì è precisa, grazie dottoressa. E allora la domanda è questa, la rifaccio anche a te. Io sono un genitore, come faccio, o anche il ragazzo che è un po' indipendente, come faccio a scegliere, a capire che quella è una scuola di qualità? Allora io invito sempre a venire anche a vedere, no? Perché poi dopo, durante le fasi di orientamento, io magari vado anche in prima persona insieme ai miei collaboratori. Però sfido sempre a dire, va bene, il direttore vi dice questa cosa, venite a vedere, a toccare con mano. Certo. Direi che la prima cartina di tornasole è l'occupabilità. Poter dire che i tuoi ragazzi, no, lavorano tutti e hanno un lavoro. Certo. E che spesso tu non riesci a soddisfare quelle che sono richieste che il mercato ti fa. Certo. Questa è sicuramente una reputazione importante. Noi oggi abbiamo chiaramente un budget per quanto riguarda la promozione della scuola, però sempre di più si assottiglia, non tanto per questioni di crisi, certo, ma perché il passaparola poi chiaramente porta avanti tutta una serie di discorsi. Detto questo, in acconciatura estetica c'è la possibilità di frequentare corsi, e ce ne sono tanti di operatori accreditati in Lombardia che offrono questo tipo di, come dire, tipo di proposta. Io una cosa che dico è sempre attenzione,
è importantissima la pratica, i miei ragazzi fanno 6 ore a settimana di laboratorio, però altrettanto importante la teoria, perché se io non conosco il prodotto, la parte di cosmetologia, la parte di odontologia, di igiene, tutto quello che possono essere, no, la teoria professionale, un domani, se non ho fatto questa formazione di base molto importante, chiunque può venire a vendere qualsiasi tipo di prodotto, no? E io mi lascerò, tra virgolette, influenzare. Guarda, sai perché sorrido? Perché parlavamo proprio stamattina di un video del nostro amico Steven, che ha suscitato un polverone. Lui parlava proprio della qualità del prodotto, che bisogna comunque conoscere esattamente un prodotto di qualità da uno meno, quindi si è scatenata la polemica, però questo è vero, cioè bisogna conoscere esattamente il prodotto che vai a utilizzare, quindi è assolutamente fondamentale. Io ricordo un ragazzo che adesso è uscito da noi un paio di anni fa, adesso lavora ad altri livelli, si può fare il nome di un marchio. Di un marchio per capelli, ha cominciato la va bene, l'abbiamo fatto, ok? Abbiamo tanti che lavorano per il gruppo Coppola, questo lavora ad altri livelli, e lui ha superato il colloquio proprio perché ha saputo rispondere correttamente alle domande di cosmetologia, da parte di teoria professionale, per cui è vero, è importantissima la mano. E poi chiaramente, infatti, i negozi, in quanto ospitanti, i ragazzi in stage sono importantissimi per aiutare i ragazzi. In stage vanno dal quarto anno? No, già in seconda vanno. Ah, già in seconda? Sì. Noi lo stage in secondo lo mettiamo alla fine dell'anno, poi dopo ognuno può decidere dove collocarlo, però già dal secondo anno è previsto lo stage o l'alternanza scuola-lavoro, che è uno strumento interessantissimo perché in qualche modo si coinvolge il sistema produttivo anche in quella che è la formazione. Certo, certo. Dopo, per esempio, esistono anche altre forme. Noi quest'anno abbiamo investito e abbiamo attivato per una ragazza particolarmente dotata un apprendistato per il raggiungimento del titolo di studio, vuol dire che questa ragazza è assunta, apprendista, quindi fa formazione sia in azienda che da noi. Diciamo che, ripeto, e questo non per piaggeria, ma un plauso a Regione Lombardia che veramente ha creato una filiera, ha creato un sistema che oggi consente a tantissimi giovani di lavorare, perché io, scusa, ma la prima cosa che voglio fare quando vado a letto la sera è essere tranquillo e dire ho fatto di tutto, perché i giovani che mi sono affidati alle famiglie possano utilizzare bene il loro tempo, no? Ecco, comunque è una bella responsabilità, cavolo. È una bella responsabilità e secondo me va in qualche modo, no, spesa correttamente. Il fatto di immaginare che ci sono una serie di strumenti legislativi che ti consentono di far fare, ragazzi, esperienza di lavoro, quindi tu banalmente ti puoi scrivere, no, in un curriculum che hai già fatto, no, ben 3 periodi in azienda, non è un po' diverso da quello che è, per esempio, della mia formazione, no? Dove io il mondo reale l'ho conosciuto un po' in casa, perché poi si dava una mano nell'attività di famiglia, però se non fosse in quello, invece una scuola che ti permette di fare questo e di mettere le mani in pasta è una cosa interessantissima, soprattutto mettere le mani in pasta è bellissimo. Adesso non faccio ristorazione, però il concetto è molto importante. E che i ragazzi vuol dire che arrivano e toccano con mano quello che è l'ambiente lavorativo. No, ma guarda, quando tornano dallo stage sono veramente, no, trasfigurati, perché conoscono cosa dire il rapporto col cliente, no? Cos'è importante fare e non fare, capiscono quello che dice la capiscono cosa vuol dire stare in piedi 8 ore al giorno, che non è una cosa da ridere. E quindi è un lavoro che poi impari anche a fare e a scegliere con una certa passione. Certo. Lo fai consapevolmente, che poi è tutto quello che noi cerchiamo di trasmettere con questo progetto, cioè la consapevolezza e l'orgoglio di fare un lavoro di questo tipo. Sì. Senti, domanda e offerta. Tu dicevi prima che insomma sono quasi più le richieste degli alunni che vengono fuori poi dalla scuola, quindi come vedi un po' il mercato, ti sembra che sia un'evoluzione? Per quanto riguarda il mercato della concettura estetica, io seguo il mantra che lavorano quelli che sono più preparati e più bravi, quindi io inizio dalla prima a dire ai ragazzi che devono essere migliori, perché poi il mercato del lavoro è molto selettivo, il negozio non può permettersi di investire su una persona che non è capace di risolvere i problemi che si pongono di fronte, sia dal punto di vista relazionale col cliente, ma anche delle capacità di crescita del team.
E quindi a questo punto di vista io credo che il mercato abbia bisogno di nuove leve e per citare uno dei mantra del nostro amico Gian Antonio che poi ha ideato tutto questo, Poi arriviamo all'incontro col presidente, io c'è voglio bisogno sapere. che il mondo produttivo si faccia carico anche di quello che è il contributo formativo che dava lato alle aziende, perché te lo dico così come mi esce. Io credo che per certi aspetti il sistema lavorativo tante volte abbia in mente che è facile sfruttare il tirocinante, perché tanto o ce l'hai gratis, no? Qua apriamo. E quindi, cioè, perché non sia uno sfruttamento? C'è bisogno anche di lungimiranza, di poter Certo, investire. È certo. chiaro che io investo nel momento in cui ho un ragazzo che è capace, quindi lo scopo della scuola è quello di aprire la testa ai ragazzi, di far capire che sono tutte occasioni importantissime che vanno sfruttate. Quello che si chiede sempre di più alle aziende è di collaborare in quello che può essere, no, lo svolgimento dei piani formativi nella valutazione dell'attività. E quindi, per esempio, noi abbiamo fatto una scelta anni fa di individuare delle figure che siano di supporto anche all'attività di stage, per cui per noi il tutor fa solo il tutor, è in tutti i CFP, però spesso una funzione accessoria della parte formativa. Per noi fa solo quello perché di fatto è troppo importante Cavolo, inserire i certo. ragazzi il primo anno, ma soprattutto inserirli in attività in seconda, in terza, in quarta. Senti, Quello è un po'. volevo fare un caso pratico. Allora, io sono un salone e ho bisogno, perché io ricevo tutti i giorni richieste di collaboratori. Allora, sarebbe, cioè, forse la gente si dimentica che potrebbe veramente chiedere anche ai centri di Assolutamente. formazione dei ragazzi stage. Come funziona? Cioè, se io domani ho bisogno. Noi normalmente quando riceviamo richieste esterne le smistiamo attraverso i tutor che poi dopo schedano il negozio, perché per poter avere un Facciamo il caso tirocinante, pratico che chiama te, cioè chi devo chiamare? chiama me, mi chiedono e io Certo. rimando ai miei tutor che poi smistano. Per avere un tirocinante in formazione bisogna chiaramente avere dei requisiti che oggi sono di legge, non so, il DVR, la possibilità che io. Scusa l'ignoranza, cos'è il DVR? Documento di valutazione rischi, Ah, ok, no? scusate, ammetto la Vabbè, mia perché ignoranza. tu Dottoressa Sottino, lei lo sapeva, per scusi? Che ride, cioè, lo sapeva lei? Vabbè, sono l'unico cioè, ignorante. a noi è capitato a volte di fare consulenza gratuita a qualche negozio perché, no, con delle autodichiarazioni molto semplici Ah, potesse costruirsi il ecco, ce DVR, l'avete il DVR? e questo è importante anche perché, Ce l'hanno tutti di ripeto, solito? no, qualcuna volta Ah, no, vedi però che c'è qualcuno come me o allora. c'è la disponibilità di farlo oppure, ma Certo. perché? Perché non è richiesto se tu sei, no, titolare ma non hai nessun dipendente, per esempio, per cui da Certo. questo punto di vista ci può anche essere il caso in cui non sia richiesto. Però ripeto, al di là di questo aspetto, poi noi, come dire, cerchiamo anche di selezionare a monte quello che è il negozio, per cui Chiaro. l'ideale è che il negozio sia conosciuto, che ci sia una visita preliminare del nostro tutor e che questo possa in qualche modo creare una certa sintonia con la scuola, proprio perché il tirocinio formativo deve assolvere anche a un compito importante, cioè aggiungere qualità al nostro Certo, portafoglio. io devo essere lì intorno col salone o posso avere un salone a Milano, a Allora, Bergamo, è non lo chiaro so. che a noi è capitato di mandare ragazzi anche a Milano a fare gli stage, Certo. ripeto, prima ho già citato, per cui non ricito. Però, ripeto, al di là di quello, normalmente la proposta, no, Territorio, quella è chiaro. facilmente interrogabile dal portale di Regione Lombardia. No, Certo. una volta c'erano le province, adesso si va magari più su quello della Certo. regione, però io vedo chi fa l'offerta formativa nel mio settore. Certo. No? E comunque tutti i CFP hanno una forte connessione col mondo aziendale produttivo, altrimenti non potrebbero assolvere quello che è un requisito per noi Certo. importante, cioè dare una parte importante anche all'esperienza, ripeto, di stage, di alternanza o di altre forme che sono per noi vincolanti per legge, non possiamo non far fare lo stage a un Certo, ragazzo, proprio chiaro. perché Beh, che è l'obiettivo fondamentale. principale è quello che i ragazzi poi si inseriscono nel mondo del lavoro. Certo. Senti, ma se io arrivo da una zona in cui c'è un'offerta formativa, una regione in cui c'è un'offerta formativa, insomma, non è all'altezza, io posso venire qui a farlo? Questa è una curiosità mia. Cioè, nel Sì. senso, boh, Allora, sono. per quanto riguarda per quanto riguarda la formazione professionale, il titolo di abilitazione
che è possibile svolgere, è possibile svolgere, è a validità nazionale, certo, da questo punto di vista. Per cui, allora, normalmente i corsi per adulti esistono a pagamento in tutte le regioni, per cui di solito o l'associazione di categoria o certe informazioni le offrono. Per quanto riguarda gli studenti, c'è il vincolo della residenza, per cui un ragazzo dell'Emilia Romagna o è residente in regione Lombardia e quindi sposta la sua residenza, certo, o se chiaro. Non un po', proprio perché c'è questa frammentazione di competenze regionali, e poi veramente è un guazzabuglio. Quando io parlo con altri direttori a livello nazionale, ti rendi conto che vivi sì, che uno lo interpreta in maniera un po' sua, capito? Eh sì, ma ti faccio un esempio, l'Emilia l'ho già citata, in Emilia Romagna tu puoi accedere al mondo alla formazione professionale solo dopo aver fatto un anno nella scuola statale, cosa che non è prevista in Lombardia. Okay. Proprio perché la regione ha legiferato in questo modo, quindi chiaro. È proprio un approccio completamente diverso. Chiaro. E allora, va bene, torniamo adesso, sono curioso invece di capire il tuo incontro con il presidente, con Gian Antonio Negretti, per questo progetto di, come dire, cercare anche di uniformare un po' verso l'alto il mondo dei centri di formazione. Allora, vabbè, è stato un incontro operativo. Cioè, vabbè, quello è ovvio. Sì, mi dico, non sia operativo con Gian Antonio. C'era stato già un primo contatto perché avevo conosciuto una grande amica, Alessandra Barlam, che conosciamo ha iniziato tutti a collaborare con noi facendo un'accademia per makeup artist. Per cui abbiamo creato, sarà un piccolo sogno nel cassetto, l'abbiamo creato a Brescia. Che tra l'altro è un grande seguito, no? Sì, perché funziona e riesce a creare professionalità di altissimo livello in una città che normalmente non è. Sì, sì, certo. Vuol dire, non avendo un teatro del tipo di quello della Scala o comunque un grande risalto, però funziona e va. Tramite Alessandra è nato questo contatto e da subito io ho visto in Gian Antonio una persona che, al di là di quelli che potevano essere i ritorni personali, credeva in quello che faceva. Certo. Mi è piaciuta tantissimo la filosofia aziendale del poter creare prodotti di altissimo livello e poter difendere con orgoglio quello che era la sua produzione. No? Certo. Da questo punto di vista, chiacchierando e contaminandoci gli uni con gli altri, io ho rubato tanto da lui, qualcosa ha preso anche lui da me o da noi, insomma, comunque è nata l'idea di strutturare questa cosa, proprio certo. Perché, e questo era interessante, adesso non voglio fare paragoni azzardati, però conoscendo la storia di Tesla, che ha fatto, no? Certo. Ha creato tantissimi brevetti e li ha regalati. A me è piaciuto in Gian Antonio questa idea che questo modello, certo, no, potesse essere replicato, con l'idea che, come dire, la formazione professionale o comunque il livello della formazione si potesse elevare. Io vedo che questa cosa sta generando una cultura anche diversa. Certo, chiaro. Il mio amico Domenico, che lavora a Teorema a Bergamo, mi diceva, è stato recentemente a Roma in occasione della fiera dell'estetica, mi raccontava che si sta riaprendo finalmente la discussione sulla 190, che è la legge nazionale per l'estetica, per superare quello che dicevi tu, tutta questa interpretazione, questo guazzabuglio. Ma poi nell'estetica, no? C'è ancora più problemi con le onicotecniche, questo e quell'altro. Cioè, e la cosa interessante è che si sta facendo... Ride, perché ride, dottore Sassoltino? Così. Onicotecnica, perché ride? Comunque, cito questo esempio perché secondo me è il modo di lavorare che dobbiamo usare oggi noi in Italia. Allora, hanno riunito tutte le associazioni di categoria che hanno a che fare con il mondo dell'estetica, sì, perché so, CNA, adesso li metto, Confartigianato, okay, eccetera, li hanno messi insieme. E adesso vogliono creare un tavolo di lavoro che dica, benissimo, quali sono le varie esperienze? Cerchiamo di prendere le esperienze e di capire che cosa serve perché le estetiste siano più brave, più capaci, eccetera, certo, no? Perché esistono delle competenze, nome stranissimo, dei QRSP, che sono delle competenze legate a livello nazionale, e che dicono... Dottoressa Sottino, cosa vuol dire QRSP? Questa non la sa, una l'abbiamo... Oh, questa non la sa, vabbè. Comunque esistono delle competenze nazionali declinate poi a livello regionale, eccetera, certo, però
possiamo dire che queste cose qua magari vanno anche riviste alla luce di quello che è la sì, tecnologia, dell'esperienza anche poi. Perché è una legge del 90, siamo nel 2017, sono solo 27 anni sono passati. Ecco, questo sistema tra l'altro anche in altri settori produce frutti, perché il Parlamento noi, italiano... E noi poveri parrucchieri? Non c'è un tavolo fatto... Stessa cosa, cioè il progetto che Gian Antonio mi ha avuto in mente, è quello che voglio dire, partiamo dalla realtà. Certo. Ci sono una serie di centri in Italia che si occupano dell'operatore del benessere o della bellezza, come certo. Dicevo, benissimo. Mettiamoli insieme. E tra l'altro, chiacchierando con Alberto Zambelli la settimana scorsa, dicevo, ascolta, inizia a mandare una mail a quelli che ti sembrano un po' più frizzanti del gruppo, mettiamoci degli obiettivi, non so, prendiamo le competenze, diciamo, ognuno racconti quello che fa per certo. migliorare. E poi magari da lì partiamo, potranno essere delle curvature, delle sì, sperimentazioni. Sì, certo, cominciamoci a mettere intorno al tavolo tutti. E tutti. Che può essere anche un tavolo virtuale, perché è chiaro che io faccio magari fatica ad andare a Cuneo o andare... Vabbè, facciamo una conference call, come si però, usa adesso. Però si parte da dei punti concreti, no? Sì. E da questo punto di vista, questo progetto che è apertissimo, perché chiunque può aderire, a me interessa. Certo. Perché il problema non è che lui ha visto in Educo qualche cosa di bello, certo, sono contento, però chiaro. È interessante se tutti i ragazzi possono incontrare una proposta come quella che ricevono da me, certo. Perché credo che questo faccia dei ragazzi il punto focale, la centralità della persona, certo. Ne possa fare dei professionisti e questo fa crescere tutto quello che poi è l'indotto. Certo, certo. Quindi oggi quante, più o meno tu, quanti colleghi hai incontrato che hanno sposato, che stanno sposando il progetto? Ah, ne ho incontrati vari, perché poi dopo c'è questo appuntamento bimestrale che abbiamo in casa madre in NG Group e diciamo che sì, una quarantina di persone le ho incontrate, poi magari alcuni non vengono perché i siciliani magari vabbè. Si fa fatica a coinvolgerli tutte vabbè, le volte, sono un po' lontanucci. C'è qualcuno in collegamento. Però è chiaro che magari non con tutti allo stesso modo, però l'importante secondo me è partire. Ah no, no? Chiaro, chiaro. Cioè questo progetto che Cosmo Prof, che vedrà Cosmo Prof, no? La sua. Senti, quanti ragazzi porta Cosmo Prof? Allora, 120 circa. Ho trattato per avere un po' di più. L'anno scorso siamo stati un po' gli apripista. Sì, sì. Con i ragazzi gli addetti alle vendite. Che ma gli hai fatto la magnetina tutti uguali? Ah, ma quella l'ha fatta già tutto. Ah, quindi avremo un'invasione c'è, pronto B? C'è Renata che ha curato sicuramente la parte di Marta. Adesso Sortino, le magliette sono pronte per i ragazzi? Ah, va bene, ok. Avremo, quindi si vedrà una macchia bianca e blu. La cosa bella è che non ci sarà solo Educo. Perché questa cosa cresce, poi ci saranno anche, tra l'altro c'è anche l'altro CFP di Brescia, che sono colleghi che fanno anche loro il benessere, ci sarà, ho citato quelli di Bergamo, ci sarà Cuneo, ci saranno tanti certo. Paesi d'Italia, quindi questo vuol dire che secondo me gli esempi positivi contagiano, certo. No? E questa cosa è interessante. Beh, sarà questa... 200-300 ragazzi, cioè forse anche di più. Di più? 500. Sì? 500? 2000, adesso è interessante, 2000, veramente? Sì? Quindi avrò un'invasione di magliette per auto B. Fantastico, la voglio anch'io. Questa ce l'hai fatta? L'hai fatta per me? Certo. Ecco, mi raccomando, ma col nome dietro voglio. Questa è la vera rivoluzione. Fantastico. Perché la rivoluzione non è fatta nei salotti. Ah no, chiaro. Cioè, la rivoluzione si fa dal basso. Chiaro, fantastico. Sussidiarietà, dal basso si parte, si vede quello che serve. Coinvolgiamo tutti, parliamo con tutti, però l'obiettivo è che dobbiamo migliorare. Ma guarda, tu c'eri Gianluigi, scherzavamo l'altra volta con Alberto della prima volta che ci siamo trovati in quell'albergo, anche un po' buio, no, sì. In questa sala un po' buia, che sembravamo 10 scappati di casa, un po' c'è come dire, ma che cosa stai qua a fare? Che ci guardavamo come dire, ma sì, tanto questa roba. Cioè, nel giro di un anno, perché era proprio lì, marzo, no? Nel giro di un anno, comunque 2000 ragazzi a Cosmprof, insomma più di 400 insomma, istituti coinvolti, insomma, cavolo, sta diventando veramente un bel progetto, quindi sì. Noi siamo super proud, come si dice. Quindi, assolutamente. E il progetto sta avendo veramente qualcosa di consistente. Senti, il futuro, tu come vedi questo progetto, come vedi insomma, le adesioni, come vedi... vedi entusiasmo, che è la cosa fondamentale. Allora, ne parlavo prima con la dottoressa Sortino. Per esempio, hanno creato sempre questa... presente, dottoressa Sortino. Hanno creato questa pagina, no? Sì. Che è una, scusa, questo gruppo che è Proud to Be.
Ah, bravissimo, scusa, adesso, scusa, bravissimo. Cioè, invitiamo tutti ad andare sul questo, gruppo Proud to Be per essere uno di noi anche voi, anche, mi raccomando. Cioè, come vedo il futuro, allora io adesso ho fatto, no, la mia circolarina, adesso entrerò nelle classi a spiegare ai ragazzi l'importanza di iscriversi a questo gruppo, perché? Proprio perché, quello che dicevo prima, una rivoluzione dal basso vuol dire che è una macchina che si mette in moto, certo, che ha sicuramente un binario preciso, no, che è quello di puntare a elevare il livello. Ah, sì, l'obiettivo è questo, che un'eccellenza italiana, no, che è riconosciuta in tutto il mondo, possa avere il suo riconoscimento, certo, che chi va a fare, io dico i CFP in generale, poi a maggior ragione quelli della bellezza, del benessere, non lo faccio come una scelta di DP, comunque una scelta consapevole, quindi va fatto un lavoro culturale fortissimo con i ragazzi, ma soprattutto con le famiglie, certo, per far capire che questi lavori hanno un'importanza dal punto di vista sociale, occupazionale. No, ma in primis noi, perché guarda che tante volte siamo stati noi i primi a non essere convinti, certo, di questa cosa. Perché l'idea è quella che bisogna andare a fare, cioè, l'ingegnere, è sminuente, il no? dottore. Ma guarda, ti faccio una battuta, io quando sono arrivato nella formazione mi sono sentito dire da chi c'era prima di me che sì, dai, abbiamo anche le parrucchiere estetiste, anche se dire, è una cosa che fastidio, partito, questo, io ho detto, ma scusa. Che fastidio. Ho detto un'altra cosa. Sì, no, vabbè, lo so. Edulcoriamo, ma scusa, gli ho detto. Ma come fai a guardare un ragazzo, una ragazza che hai di fronte mettendogli un'etichetta così addosso? Io non, per me è insopportabile. Sì, è terribile. Sì. Dal punto di vista educativo, no, è terribile. È una vaccata pazzesca. Sì, sì. Io invece dico, ripartiamo da lì, per cui il mio mantra è sempre stato, ragazzi, vale la pena impegnarsi, vale la pena far fatica, perché cresci professionalmente, e questa cosa posso dire che negli anni mi ha dato ragione, no? Quindi incontrare uno come Gian Antonio, incontrare un gruppo di persone fantastiche che, chiaro, ci credono, ragazzi, per me è oro. Chiaro. Torno alla pagina, perché al gruppo, scusa, sbaglio sempre. Al gruppo Facebook Proud to Be, vi dovete Facebook scrivere. L'adesione è libera, per cui uno va, certo, lì e si aderisce. L'idea iniziale, e me la raccontava meglio Renata, è stata quella di dire, creiamo un gruppo aperto, che sia anche un gruppo di discussione, dove, certo, i ragazzi possono anche incontrare professionisti di calibro altissimo, no? Certo. Tu citavi Steven, citavo Alessandra, ma ce ne sono tantissimi altri che si sono iscritti a questo gruppo, e che capiscano di più la natura di questo progetto, perché, certo, è fondamentale. Quindi, potersi iscrivere in un gruppo, e la scelta che sia un gruppo è perché ognuno possa avere la sua possibilità di dire qualcosa in questa rivoluzione che dobbiamo attuare. Certo. Perché io credo veramente che sia possibile elevare, no, la capacità di parrucchiere estetiste di incontrare meglio le esigenze del cliente, stare sul mercato con le nuove tecnologie, investire in prodotti di qualità. Ci credo, perché questa è la via per differenziarsi da quella che può essere un'offerta massificata. Chiaro. Questo è la vera possibilità. Senti, intanto ti invitano, anzi ti danno delle roe e ti invitano a resistere col filo di voce la Clelia, che grazie, salutiamo sempre presente. Grazie. Quindi guarda, ma è assolutamente vero quello che dici tu, sì. Ma io ti dico, io respiro veramente un entusiasmo esagerato, cioè io ti dico, non vedo l'ora che arriva mercoledì, perché sono proprio felice di fare questa trasmissione. Dottoressa Sottino mi dice, perché mi vedi? È vero, dottoressa, anche per quello, guardi. Un giorno ve la faremo vedere, questa donna del mistero. però è vero, questa cosa ha creato un sacco di entusiasmo e devo dire che siamo tutti veramente contenti di questa cosa. E sicuramente poi sai meglio di me che con l'entusiasmo poi si può fare di tutto. Allora, intanto noi abbiamo già sforato, quindi hai resistito ben 35 minuti, grande Gianluigi. Allora, intanto io ti ringrazio perché, allora, intanto mi hai fatto imparare un sacco di, anche due o tre termini nuovi che da ignorante, che io però da queste trasmissioni ogni volta comunque ne esco sempre arricchito, che è fondamentale. Io spero che abbiate capito, ragazzi, la competenza, le competenze veramente di Gianluigi, anche, come dire, nei termini, perché edulcoriamo, a un certo punto è uscito uno edulcoriamo questa cosa, come dire, adesso io ci scherzo, però in realtà veramente sono persone come lui che hanno una formazione forte di un certo tipo, che possono far fare un salto di qualità ai ragazzi che poi verranno in salone a lavorare o apriranno il loro salone. Un consiglio: affidatevi solo
ed esclusivamente a CFP, che hanno persone che lo dirigono come Gianluigi, ma questo ve ne rendete conto, ve lo dico io, anche semplicemente parlando con le persone poi del CFP, quindi sicuramente avrete capito quanto Luigi ne sa, e quindi affidate poi i vostri ragazzi in mani assolutamente sicure. Secondo, se avete bisogno, io lo ripeto ancora, per il vostro salone di ragazzi che giovani, che ovviamente non è che arrivano super esperti, ma con tanta voglia di fare, che comunque sono bacchettati e seguiti dai tutor di Gianluigi, chiamati direttamente in Educo, perché no, se non siete in Lombardia, informatevi e comunque appoggiatevi a un CFP. Poi magari un giorno faremo anche un elenco di quelli che sono i CFP che aderiscono al progetto, perché su quelli, come dire, noi possiamo garantire che sono CFP di un certo livello, quindi perché no, anche con Zambelli, ne parlavamo l'altra volta, dovremo fare finalmente questa benedetta guida di CFP, dei CFP di un certo livello, perché secondo me è fondamentale. Quindi io mi fermo qui. Gianluigi, noi ci vediamo a Cosmo, prof, diamo appuntamento a Cosmo, sicuramente ci vedrete, perché vedrete una macchia bianca azzurra che occuperà uno stand intero, perché a questo punto uno stand, un padiglione intero, perché sì. 200 ragazzi saranno divisi nei giorni. Ah, ok, quindi sì, comunque sì. Dottoressa Sortino ci bacchetta subito, saranno divisi nei giorni, comunque avremo un sacco di attività, noi ci vediamo direttamente a Cosmo. Quindi ragazzi, grazie Gianluigi, veramente è stato un piacere, soprattutto grazie dello sforzo, perché so insomma come hai riconciato. Va bene, no, ma ci tenevo io personalmente, uno per la stima e l'amicizia che ho con te. Grazie. E due perché questa cosa qua un po' l'ho vista nascere. Debito di riconoscenza a Gian Antonio, perché voglio dire, sempre. Io capisco la fatica che fa lui. Ciao. Quando cancella la sua agenda e dedica magari giornate intere a questo tipo di progetto, per cui chapeau, perché un industriale così, ce ne fossero, no? Avremo meno ciao. Problemi dal punto Senti, di vista. Ti saluta anche Luca Migliorati, conoscerai sicuramente, sì. Perfetto. Allora, dottoressa Sortino, chi c'è la prossima volta? Antonio, quindi parliamo di chimica e di prodotto. Allora ragazzi, state, mi raccomando, ci vediamo mercoledì prossimo con Essere di Più, puntata numero 8, e affronteremo il discorso dei prodotti. Vogliamo vedere se siete preparati anche a leggere gli inci e come si fa. Lui è molto più tecnico di me. vedremo, mercoledì lo mettiamo sotto torchio e vogliamo un sacco di domande anche da voi. Ragazzi, con Essere di Più, arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ciao!